Signore e signori, buonasera. Siamo a Miami per un grande evento, la consegna del premio Stella di Latta del Western Festival di Orvieto a un grandissimo attore, Thomas Milian. Thomas Milian è stato un grande attore, è un grande attore, è qui con noi e ha preso per quest'anno il premio alla carriera Stella di Latta del Festival Western di Orvieto e io in qualità di ambasciatore di questo festival, di cui sono molto onorato, sono a casa di Thomas Milian per consegnarglielo. Eccoci qui, Thomas. Grazie Emanuele. Beh, Presento grazie. io te. Emanuele, mi scuso. Grazie. E già che ci siamo, voglio ringraziare anche Sara Monacelli, direttrice artistica del festival, Marco Cannavò e Paco Fabbrini. Thomas, in Italia tutti ti amano, sei stato un grande protagonista di grandissimi film. Abbiamo qui alle tue spalle il manifesto di De Pepa, uno dei tanti, uno dei più belli, ma abbiamo tanti bei ricordi in Italia e col cinema. Thomas, cosa vuoi ricordare di questi momenti speciali? Ma io con l'Italia c'ho, e con gli italiani c'ho, tutta l'Italia, una storia d'amore molto profonda, perché la mia famiglia sono gli amici miei di Roma, e tutta gente col cuore in mano, gente di Borgata, da dove è uscito Monnezza, che cioè, anyway, però adesso dobbiamo parlare del western. E sempre però anche, cioè, Monnezza all'inizio è iniziato da ladro, mi sembra che è un vizio perché quando facevo western ero sempre ladro. È una cosa buffa perché quando finì il contratto con Franco Cristaldi della Vives, io ero sotto contratto per 5 anni. E ero venuto a Spoleto, che tra l'altro è vicino a Orvieto, e passando per la prima città che io ho visto dopo aver passato per Roma, è stato proprio Orvieto, che era come un'isola che usciva da un mare di ginestri, bella. E non sapevo che 50 anni dopo quella stessa città mi avrebbe dato una stella. Però non, devo chiarire, non per sceriffo, ma per ladro, perché è stato un vizio nel cinema, non so perché, può essere che ho la faccia da ladro, ma sempre ladro so. Beh, hai rubato il cuore di tanti italiani e di tante italiane, quindi un po' ladro. Beh, che bella cosa, Emanuele, grazie, ma è una cosa reciproca. Beh, comunque, dopo tanti anni di amore a prima vista con questa città di Orvieto, ecco che Orvieto, attraverso il suo Western Festival, ti manda il suo ambitissimo premio alla carriera, la Stella di Latta. Aprila tu stesso. Bella. Facciamola vedere al pubblico. È la Stella di Latta del Western Festival di Orvieto per Thomas Milian, quale grande riconoscimento per un grandissimo attore. Thomas, hai visto che bella questa stella di sceriffo? Grazie. Ma quante volte hai interpretato il ruolo di un sceriffo? Sceriffo, mai. Mai, sempre il Io so, no, 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 malvivente. no, no, sì, no, no, io so sempre, come si dice, so Il sempre, fuorilegge. no, mi sono simpatici i ladri, perché sotto il ladro se non rubasse, se ruba è perché deve portare un pane a casa. Io credo che mi hanno dato la stella da sceriffo perché, diciamo la verità, gli ho fatto guadagnare tanti soldi a quei sceriffi, se non ci fossero i ladri come me, che facevano? Si attaccavano. Dove non si può dire. E la stella voglio dedicarla alla compagna della mia vita che mi ha salvato di una fine brutta. Può darsi che se fosse stato Hollywood non sarei mica qua a raccontarla.
e questo è il mio amore. Mia moglie Rita è andata via all'altro mondo una settimana fa, 10 giorni fa. Allora non è che sono di molto buon umore, come si può capire. E io la dedico a lei, amore mio. Ecco la stella, questa qua, te la merito di te. In ogni modo, senti, Emanuele, io ringrazio tutti, vi voglio bene, vi amo, a voi, a tutta l'Italia, e vi saluto. Ciao.